Presidente, il rapporto annuale Istat 2019, che paese racconta? Racconta un paese che sta affrontando una partita su diversi fronti. Dal punto di vista economico incontra delle difficoltà e dei problemi, ma anche è in grado di cogliere delle opportunità. Dal punto di vista demografico invece subisce in qualche modo una certa tendenza e un andamento tutto sommato sfavorevole. La caduta delle nascite, l'invecchiamento della popolazione, la stessa perdita del numero di abitanti. Sul piano sociale, gli indicatori ci dicono che alcuni miglioramenti si stanno realizzando, certo c'è un punto debole che è quello relativo alla povertà, anche se in fondo il dato più recente ha messo in evidenza una certa stabilizzazione da parte del fenomeno. Diciamo che ci rendiamo conto come anche il sistema produttivo, se siamo in grado di cogliere gli aspetti tecnologici, l'innovazione, il capitale umano, allora si può, come dire, ottenere dei risultati e ci può aiutare a procedere nella direzione giusta. Emergono indicazioni dal nuovo rapporto annuale? L'indicazione più evidente è quella che dobbiamo cercare di fare attenzione a una serie di fattori, cioè gli elementi critici che in qualche modo condizionano la nostra economia in particolare e la demografia, ma dobbiamo anche essere in grado di cogliere le opportunità che si vanno presentando. Ci sono mondi, in realtà, come quello del turismo, come quello dello stesso ambiente, che si prestano ad offrire realmente delle opportunità di crescita a questo paese e che noi dobbiamo cercare di indirizzare verso quegli aspetti per poter in qualche modo ottenere risultati sempre più positivi. In questa nuova edizione del rapporto annuale, l'Istat utilizza un patrimonio informativo particolarmente ricco e dettagliato. Di cosa è esito questa importante disponibilità di dati? È l'esito di un cambiamento che è stato introdotto qualche tempo fa e che sta dando ovviamente dei grossi frutti, perché valorizza l'integrazione tra diverse fonti, tutto il sistema dei registri, quindi c'è una conoscenza molto più ampia, molto più dettagliata e in grado quindi di produrre dei risultati molto più efficienti. Il sistema dei censimenti, i censimenti annui che sono stati iniziati lo scorso anno, ci portano in questa direzione e offriranno, credo, sempre più un prodotto di informazione di qualità.